Ciao. Quello che ti voglio dire oggi è questo. Continuo ad incontrare anche al workshop che abbiamo avuto qui vicino a Torino, a Borgaro Torinese, questo weekend. Ho incontrato tantissime persone che mi dicevano di essere perse nella vita, di sentirsi proprio come perse, come se non sapessero proprio qual era il loro scopo, no, di incarnazione, per quale motivo sono qui, mi dicevano. Io mi sono sentita così male nella mia vita che a volte ho addirittura pensato di farla finita. Questa non è una cosa così strana, diciamo che la maggior parte delle persone che incontro hanno avuto anche solo per un attimo questo pensiero. Per quale motivo? Perché il fatto di non sapere per quale motivo sei venuto qui è veramente qualcosa di pesante, perché se tu senti di avere dentro di te un grande scopo, se tu senti di avere una missione, di avere un motivo che ti ha portato a venire qui sulla Terra, il fatto di non conoscerlo ti potrebbe far sentire veramente male, perché comunque tutto perde di significato se non sai veramente perché sei venuto qui. Molte persone mi dicono addirittura: la mia vita non ha senso, finora ho buttato via solo tempo, ma non ho realizzato niente, non ho costruito niente. Ebbene, allora sappi che a tutto questo c'è un rimedio. Se tu senti questo dentro di te, perché probabilmente sai di avere veramente uno scopo, di avere una missione nella tua vita. Guarda, non so se tutti hanno veramente una missione di vita, oltre al fatto di avere delle cose da mettere a posto in questa vita, oltre a quelle che possono essere delle ferite da guarire, delle situazioni da armonizzare, magari del karma da bruciare, piuttosto che delle lezioni da apprendere. Quello che ti so dire è che tutte le persone con cui ho lavorato fino ad ora ce l'avevano. Anche se io ti dico che ho lavorato finora solo con persone che erano indaco, cristallo, arcobaleno e diamante. Quindi, se tu senti di avere questo grande scopo nella tua vita, probabilmente ce l'hai ed è possibile che tu faccia parte di una di queste categorie. Quindi, quello che è importante che tu sappia è che è fondamentale per te trovare questo scopo, perché altrimenti non potrai mai sentirti bene nella tua vita. Ricordati che l'appagamento, la gioia e la realizzazione partono sempre da dentro di te. Non puoi essere felice pensando di basarti su qualcosa che avviene all'esterno di te. Tutto quello che può renderti felice nasce sempre da dentro. E cosa c'è di più profondo ed interiore della tua missione? Quindi quello è quello che è importante cercare. Trovare la missione di vita è possibile. A me, ad esempio, è stata rivelata dall'Arcangelo Michele che è venuto a farmi visita anni e anni fa e me l'ha rivelata. Non a tutti accade la stessa cosa, potresti avere bisogno di aiuto. Ma sappi che è quello ciò su cui è importante concentrarsi, perché è da lì che parte tutto. E con questo ti abbraccio e ti auguro veramente di imparare ad ascoltarti e di fare le scelte che ti portano verso la tua direzione. Un abbraccione, a presto!